Hillary Clinton doppia Donald Trump. Non si tratta di una previsione, ma del primo risultato ufficiale delle elezioni presidenziali statunitensi. Dixieville Notch, 8 elettori registrati, dal 1960 apre le urne al Balsam Resort. Una legge del New Hampshire permette alle comunità con meno di 100 abitanti di votare in piena notte e cominciare lo spoglio appena gli elettori hanno infilato la scheda nell'urna. La candidata democratica si è aggiudicata 4 voti contro i 2 dello sfidante repubblicano. Negli ultimi anni l'elettorato di Dixieville Notch ha sempre anticipato il risultato finale, ma guai a considerare il voto un portafortuna. Nel 1960 Nixon si aggiudicò il 100% delle preferenze, 9 contro Kennedy. Il resto è storia.